Siamo ormai in piena fase 2, le aperte le frontiere, se così le vogliamo definire, e la gente ha incominciato ad uscire fuori dal guscio dopo mesi di lockdown, di costrizione nei propri appartamenti. Però purtroppo, come dicevamo in più riprese, ci sono i problemi del dopo, quelli ovviamente che sono i più importanti, quelli legati ad una economia che fa fatica a riprendersi. E ne riparliamo a distanza di qualche settimana con il presidente della commissione regionale, il dottor Nicola Marrazzo. Buonasera presidente. Buonasera a voi, buonasera. È una commissione interessante la sua, perché attività produttive, industria, turismo, commercio, insomma c'è un bel po' di cose da vagliare, presidente. Però facciamo un attimo il punto della situazione, lo dicevamo prima di cominciare la nostra chiacchierata. Fase 2, come la stiamo prendendo? Siamo troppo esagerati? Dobbiamo essere prudenti, come ci invita ormai ad ogni situazione, quasi a stancarci il presidente De Luca, che dobbiamo fare attenzione? Insomma, il popolo napoletano, che popolo è di fronte a questa seconda fase? Allora, innanzitutto vorrei ringraziare i cittadini campani, perché se abbiamo superato la fase 1, dobbiamo sicuramente dire un grazie enorme al grande senso di responsabilità che hanno dimostrato. Perché non c'è amministratore che possa risolvere tutti i problemi se non c'è la collaborazione dei cittadini, e a loro va il mio grazie di cuore. Però dobbiamo stare attenti, perché chiudere è facile, basta dire siamo tutti a casa, non si esce, punto. Riaprire è molto più complicato, e sto avvertendo in queste ore una sorta di liberi tutti, e questo non va bene. Non va bene, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che le tre regole fondamentali che ci dovranno accompagnare fino a quando non vinceremo definitivamente la battaglia nei confronti del Covid-19, e cioè il distanziamento sociale, l'igiene delle mani e la mascherina. Poi ovviamente con il tempo avremo gradatamente maggiori libertà, però dobbiamo stare attenti alla sindrome dei liberi tutti, perché diventa particolarmente difficile. E voi vedete, insieme a me, come tanti altri, vediamo che c'è un abbassamento notevole. Io capisco le esigenze del cittadino che è stato per 2 mesi e mezzo a casa, senza poter uscire, senza poter socializzare, però questo è un rischio e noi lo dobbiamo sapere, lo dobbiamo ribadire a ogni più esso spinto. Lei parlava della mia commissione, effettivamente è una gran bella commissione dove ci stanno tutta una serie di attività, però non mi sarei mai augurato di vivere da presidente di questa commissione questo periodo, perché mentre prima avevamo esclusivamente una emergenza di ordine sanitario, oggi abbiamo una emergenza di ordine sociale ed economica. E vorrei dire, a proposito della mia amata isola Ischia, è sicuramente una delle isole della parte del nostro territorio molto più coinvolta, perché ha un target tipico di una bellissima isola come Ischia, che è quella del turismo. Sappiamo tutti che la filiera del turismo non interessa un solo settore, interessa le guide turistiche piuttosto che la ristorazione, piuttosto che gli alberghi, le residenze diffuse, è tutto un mondo che si muove. Del resto il turismo rappresenta più del 15% del nostro PIL campano. Noi abbiamo messo una prima azione, che è stata quella del piano socio-economico da 900 milioni di euro, dove c'è stata una scelta politica ben precisa: dare il sostegno soprattutto agli ultimi, a partire dal raddoppio delle pensioni sociali, a partire dal sostegno ai lavoratori autonomi con i 1.000 euro, i 2.000 euro alle imprese, il contributo per le famiglie con minori al di sotto dei 15 anni. È sicuramente una grande e encomiabile iniziativa, perché veramente De Luca ha fatto di tutto per rastrellare risorse. Però capirete, così come lo sappiamo anche noi, che non può essere certamente quella la misura che risolve i problemi. È una misura, può darsi che lo potremmo definire un pannicello caldo. Oddio, un pannicello caldo da 900 milioni di euro non è una cosa proprio da poco. Ma a questo bisogna aggiungere anche tutte le azioni
che noi abbiamo fatti in modo ordinario, quali il bando per i commercianti, il bando per gli artigiani, il bando per i mercatari, che sono tutte attività che sono quasi complementari al turismo, perché io immagino un ceramista è sicuramente un artigiano e nel momento in cui accede alle risorse della Regione Campania ha sicuramente un beneficio. Oggi dobbiamo immaginare un turismo diverso probabilmente. Noi abbiamo la fortuna di risiedere, di vivere in una regione che ha ben 10 siti UNESCO, che sono alla base anche del nostro target turistico. Dobbiamo però immaginare che questa volta, quest'anno, tenuto conto che negli ultimi 10 anni il turismo in Campania cresceva sempre, noi abbiamo una battuta d'arresto ed è inutile negarcelo, ma dobbiamo puntare soprattutto al turismo di prossimità, perché sarà difficile vedere i numeri di turisti stranieri che abbiamo visto negli altri anni. Del resto io immagino un settore turistico che è costituito dal turismo balneare al turismo termale, al turismo religioso, a quello congressuale, cioè al turismo culturale. Noi abbiamo veramente un'offerta turistica in Campania che non ha eguali nel mondo. Allora noi dobbiamo iniziare con una campagna di promozione vera della Campania, che noi vogliamo denominare Campania Sicura. Del resto l'energia del presidente De Luca, la disponibilità dei campani ha fatto sì che la regione è una delle meno colpite dalla pandemia. Così come immaginare una Campania Sicura, io immagino, a dire la verità, come testimonial ho in mente una coppia tutta particolare, De Luca e Naomi Campbell, che sarebbe veramente il top. Del resto basta immaginare che il New York Times oggi, nei giorni scorsi, parla della Campania come una delle 10 regioni sicure e soprattutto dove consiglia di andare a visitare e a villeggiare. Basta pensare che ha citato la costiera amalfitana, che è una bellezza particolare, addirittura Varcaturo, quella che noi pensiamo che sia il meno bello, le spiagge che abbiamo a Varcaturo se ne accorgono a New York e molto spesso non ce ne accorgiamo noi. Dobbiamo scoprire, riscoprire le bellezze della nostra regione, a iniziare, almeno per quanto mi riguarda, dalle bellezze dell'isola di Ischia. Presidente, lei prima ha toccato il nervo scoperto al discorso di tutti gli attori che ruotano attorno al turismo per quanto riguarda anche i commercianti, gli albergatori e quelli che sono i lavoratori stagionali, quelli che manifestano perché ad oggi in tantissimi non hanno ancora ricevuto nessun tipo di sovvenzione così come era stata preannunciata e più volte ventilata. Anche per questi ci sarebbe bisogno... Le guide turistiche stanno nella stessa condizione. Eh sì. Anche le guide turistiche hanno una condizione simile, ma noi stiamo lavorando proprio per colmare questa lacuna. Il presidente De Luca è impegnato in queste ore, in questi giorni, a trovare ulteriori risorse proprio per dare, anche in alcuni casi, anche qualche fondo perduto per il sostegno al turismo. Il turismo è un'azienda atipica, dipende dal passare delle giornate. Il turista che veniva in Campania nei giorni di Pasqua non torna più, quello che si è perso. Allora, quella che era una stagione turistica che per quanto riguarda almeno la Campania iniziava a marzo e finiva molto spesso a novembre, per riprendere poi subito dopo a Natale, dobbiamo immaginare che i primi 4 mesi di questa stagione turistica sono andati via, non ci sono più. E non è che chi fa turismo produce un prodotto, per cui io magari faccio gli attaccapanni o faccio le porte, non le ho fatte ieri, le faccio oggi. No, quello che è passato è perso. E questa è una condizione grave, molto grave per la Campania, perché ripeto, il turismo è una delle fonti vere del nostro PIL regionale. Presidente, io
parte il suo ruolo istituzionale importantissimo, dicevamo, di una commissione così centrale per gli argomenti che tratta, così attuali, io non posso lasciarla andare via, soprattutto come esponente politico di rilievo e di spicco del Partito Democratico. La nostra sarà una stagione particolare molto più calda di quello che pensavamo, visto che si interseca con una campagna elettorale regionale atipica, no? Come stiamo andando verso questo fatto di presentare le liste attorno a Ferragosto, che sembra una cosa così atipica, la campagna elettorale tra agosto e settembre, sarà una cosa interessante. Guardi, io credo che tutti quanti noi ci stiamo interrogando rispetto a questa situazione veramente particolare che nessuno di noi ha mai vissuto. E chi della campagna elettorale, la fa il cavallo di battaglia della propria campagna elettorale, il contatto umano, credo che dovrà inventarsi nuove formule. E io per primo dovrò inventarmi nuove formule per poter portare avanti una campagna elettorale che sarà estremamente difficile, perché io non immagino sicuramente di poter andare a disturbare un mio amico sotto l'ombrellone, così come non lo immagino io, non lo immagino nemmeno i colleghi. È la prima volta, quindi vedremo chi avrà costruito negli anni un percorso politico, presenterà il bilancio di quello che ha fatto, i nuovi presenteranno le speranze e le idee per il futuro, vedremo che cosa succederà. Di sicuro ognuno ormai è pronto per una campagna elettorale che probabilmente rimarrà nella nostra storia. Non si è mai visto una campagna elettorale ad agosto. Mi auguro che non ci sia mai più, soprattutto che non ci sia la motivazione che ha spostato la campagna elettorale ad agosto, e cioè la pandemia. Vedremo alla fine chi di noi avrà trovato le misure giuste per poter comunicare quanto più è possibile con i propri concittadini. Lei ha un po' dribblato la domanda che adesso le ripropongo così diretta. Diciamo che i maldicenti hanno detto: De Luca vuole votare a fine luglio per tentare di capitalizzare il prima possibile il successo ottenuto, la grande onda lunga sul coronavirus che lo ha visto schizzare come livelli di appeal e di gradimento ai massimi livelli. È vero questo? Guardi, allora io vorrei ricordare a tutti coloro che pensano, cioè in questo caso possiamo dirlo tra virgolette, pensano a male, che non è che De Luca che si è inventato, non è che è diventato uno scienziato di quelli che ascoltiamo in televisione tutte le sere. Non ce n'è uno che non dica che in autunno ci sarà un possibile ritorno della pandemia. Rispetto a questo, De Luca è solo preoccupato di consentire ai cittadini di esprimere un proprio voto, tenuto conto che noi siamo già in proroga. Tenga conto che noi il mese scorso avremmo dovuto votare. E quindi è questo, non avevamo paura di votare prima, non abbiamo paura o preoccupazione di votare adesso, purché l'istituzione, il Consiglio regionale nel suo insieme, non vada avanti a forza di proroghe. La preoccupazione di De Luca qual è? Ha visto in Francia che è successo? Macron fece votare, i comuni che sono andati al voto stanno ancora aspettando di poter fare il ballottaggio, perché nel frattempo è scoppiata la pandemia. Allora, noi abbiamo di fronte, e lo vorrei ricordare, così come l'ho detto all'inizio, un nemico invisibile che non conosciamo, il coronavirus. Covid-19 che ci ha attaccato, ha fatto tanti morti, e noi purtroppo, quando io vedo le strade affollate, senza mascherine, senza distanza sociale, dico a me stesso: evidentemente noi abbiamo una memoria così breve che non ci rendiamo conto. Un mese fa noi stavamo in casa e non potevamo andare a trovare nemmeno una madre, un padre, un parente, nessuno. Oggi, dopo un mese, grazie proprio alle misure che sono state adottate e al grande senso di responsabilità, che ribadisco e ringrazio, dei cittadini campani, oggi abbiamo una condizione di questo tipo. Però dobbiamo stare attenti a non strafare, perché
strafare significa buttare a mare tutti i sacrifici che ognuno di noi ha fatto. Noi dobbiamo riprendere a vivere con delle cautele, e solo con le cautele continueremo ad avere un trend positivo, per cui da qui a magari fine giugno, metà giugno, avremo ancora ulteriori libertà per poterci far riprendere la vita di prima. Presidente, torniamo alla nota dolente della mancanza di cassa e della tasca vuota di tanti campani. Si susseguono le riunioni delle associazioni di categoria, la Camera di Commercio, la politica, le varie istituzioni. Ora io non so se voi come Commissione vi siete incontrati, semmai da remoto con i sistemi via Skype eccetera, ma quale lavoro state mettendo in essere insieme a questi altri attori veramente per coadiuvare anche lo stesso Presidente De Luca, cui lei faceva riferimento prima, per tentare di aumentare certezze, di dare qualcosina di soldi in più e per tentare di far uscire questa gente dal momento di degrado e di veramente difficoltà economica in cui si trova? Noi ci stiamo muovendo verso due direttrici. Una è quella di mantenere sempre alta e vigile una prevenzione di ordine sanitario, perché guardate, se non c'è quella noi non potremo fare niente, possiamo immaginare quello che vogliamo, ma se dovessero incominciare ad aumentare i numeri, tutto quello che noi pensiamo e tutto quello che noi vogliamo mettere in campo sarà di là da venire. So che la cabina di regia e il Presidente De Luca sta facendo di tutto per cercare di trovare ulteriori risorse da dare alle diverse categorie, privilegiando ovviamente quelli che finora non hanno avuto niente, perché poi 900 milioni, a differenza di misure europee e nazionali, le nostre sono già arrivate in buona parte a tutti. Quando noi parliamo del raddoppio della pensione sociale, non è che abbiamo creato qualche arzigogolo per poi fare un annuncio a quando succederà. No, i nostri pensionati prenderanno insieme alla pensione il raddoppio che noi abbiamo deliberato. Quindi questa è la misura su cui noi ci stiamo muovendo. Mantenere alta l'attenzione da un punto di vista sanitario, dall'altro lato studiare i protocolli sempre più leggeri e risorse a disposizione di tutti i settori, a partire da quei settori che nei primi 900 milioni magari non è stato previsto, oppure è stato previsto perché il nostro era un piano ad integrazione di quello nazionale. E guardate, il bilancio della Regione Campania è 15 miliardi di euro, 16 miliardi di euro. Mettere in campo una forza di fuoco da quasi un miliardo di euro non è da tutti, e su questo noi potremmo dire con grande senso di verità che siamo una delle poche regioni, o sicuramente una delle regioni che si è mossa per tempo e con grande determinazione. Presidente, lo dicevamo, non dimentichiamoci degli stagionali. Assolutamente no. Bene, allora in attesa che ci possano essere altre buone notizie, io la ringrazio come sempre della pazienza che ha avuto per stare con noi e ci aggiorniamo semmai di persona quando ci verrà a trovare sull'isola, visto che la conosce bene, quindi poi avremo il piacere di incontrarci qui nei nostri studi. Grazie nel frattempo e buon lavoro, Presidente. Grazie a voi. Buonasera, grazie.